chitarra, un bambino che gira con la bicicletta lì, un ragazzino che non dà fastidio a nessuno, che se ne va piano piano. L'invito ovviamente è ad accompagnare limitatamente le piazze pedonali a mani, conformemente alla disposizione, il velocipede, si dice dal codice della strada, con un termine da film anni 30, ma di fare questo. Poi è un minimo di standard di civiltà, non è... Certo, anche su tutelare i questo. beni pubblici da un lato, però sindaco, Sì. occorrerebbe anche pensare ad una politica per i giovani, per i bambini, quindi spazi verdi, spazi dedicati per i Sì, giovani, o anche occorrerebbe, piste però ciclabili, quella potrebbe essere la scelta. occorrerebbe una piccola postilla alla risposta. Il mio mandato sindacale, ho voluto caratterizzarlo fin dalla campagna elettorale, senza ingenerare delle illusioni che fanno sognare, sono autocelebrative. Sono anche coinvolgenti, però poi alla prova dei fatti non reggono. Perché faccio questa postilla? Perché quando dice creiamo spazi verdi, diciamo, però le piste ciclabili, no? Questa storia delle piste ciclabili ha riempito le campagne elettorali di un sacco di gente, io sì e no ne ho parlato, penso, ho qualche accenno. Ma noi ci misuriamo con una città cementificata, con strade strette che non ha gli spazi. Non stiamo a Bologna, non stiamo a Parma, a Modena, dove ci sono queste belle strade grandi, progettate con criterio, noi abbiamo costruito dappertutto. Immaginare per esempio di fare piste ciclabili lungo la città diventa complicato. Spazi verdi. Ma il centro di Nocera, no? Voi lo vivete, lo conoscete. Ed è il frutto di una cementificazione selvaggia che si è consumata tutto l'anno 2010, perché si è finito di costruire ovunque. Ci sono delle zone che potrebbero essere rivalutate, c'è la villa Un comunale, c'è lo minuto, spazio parliamo anche della villa, anticanale. parliamo anche della villa comunale. Allora, prendiamo la misura di quello che noi abbiamo ad oggi di questa città, di quello che ci hanno dato, che ci hanno consegnato. Il pacco, tieni, Torquato, tieni, questa è la città che ti consegnano 40 anni di gestione amministrativa. Tieni, Torquato, sindaco, Indubbiamente. adesso tieni, pigliatelo il pacco e fai il parco verde a Nocera. Ma onestamente mi verrebbe di tirare un metaforico schiaffone a qualche fesso che dice una cosa così. Poi ci sono delle cose che si possono fare. La villa comunale che abbiamo messo nella progettazione di riqualificazione e che se siamo fortunati, ecco a proposito del rapporto con la Regione, nell'ambito dei rifinanziamenti ulteriori da chiedere per San Giovanni in Parco a completamento possiamo estendere al comparto della villa comunale, ma a parte quello abbiamo già stanziato dei residui di mutuo noi per arrivare a una riqualificazione di quella struttura, che ricordiamo fu compromessa negli anni 70-80, quando chiamarono amministratori che ancora oggi chiedono il diritto di parola, chiamarono il grande progettista a fare quell'autentico schifo di cemento nel pieno, nel centro della villa comunale, un cubo di cemento che ha occupato lo spazio. E per Via Canale il discorso è molto più complesso perché c'è il conflitto con la proprietà. C'è un'area di parcheggio importante, quindi lavoriamo su quello. Lavoriamo per recuperarlo innanzitutto ad un decoroso utilizzo degli spazi. Tutto questo noi lo facciamo nella cornice dei debiti da risanare. Ora, sono uno che nella vita cerca di non lamentarsi, perché già ci viene bene se il Padre Eterno ce la manda così. Però la misura su cui lavorare è questo, è la storia famosa del porta a porta o dei rifiuti. Noi abbiamo chiuso una partita con la SETA di 18 milioni di euro, 17 milioni di euro di debiti, una cifra riconosciuta o non riconoscibile, tra i 14 e i 17 milioni di euro di debiti. Non ricordo l'importo esatto, ma c'erano delle voci di contestazioni. L'abbiamo chiusa con una transazione importante, che credo che sia una vicenda che va a un merito storico di questa amministrazione, 2 mesi fa. Teniamo una società da riavviare, stiamo negoziando ancora la parte relativa agli automezzi. Abbiamo ricevuto un pacco personale di 80 unità, molti di loro non più adatti per condizioni fisiche al lavoro. Manteniamo una città ragionevolmente pulita,
Tutti quelli che vengono da fuori Nocera la trovano più pulita di come era prima, non è Lugano, ma non è quello schifo che abbiamo trovato nel 2012. Avvediamo i problemi che ci sono d'intorno, no? Esattamente. Nella città di Pagani, non per colpa dell'amministrazione, ma per la vicenda del consorzio di bacino. Vediamo la vicenda che ci sta stata a Roccapiemonte, che c'è stata a Nocera Superiore. Vediamo altri comuni che stanno rovinati. Vediamo le foto che compaiono sui social di Salerno, come sta messa in alcuni punti, che è una schifezza. E allora io dico, abbiamo rispetto perlomeno per il lavoro fatto. E poi fare dei passi in più. In questa idea di riqualificazione della città, che passa per un risanamento di debiti importanti, crediamo di avere fatto qualche cosa, di avere riqualificato Piazza del Corso, creando un aggregatore di persone, di movimenti, di giovani e di locali. Abbiamo non inaugurato, come ha detto il solito esponente di opposizione non in buona fede, il palazzetto dello sport. Abbiamo sbloccato i fondi, abbiamo aggiornato il progetto con l'impianto e abbiamo fatto partire il palasport a Nocera. Stiamo facendo una serie di lavori di manutenzione, ne faremo ancora altri. Inauguriamo tra qualche giorno la riqualificazione di Piazzetta Petrosini in pieno centro, dove c'era la vecchia pretura. Dobbiamo respirare su un'onda più lunga. Abbiamo completato le graduatorie su Fosso Imperatore per l'area industriale, a breve saranno pubblicate quelle di Casarzano dopo tanti e tanti anni, 30 anni, 20 anni. Montevescovado, sindaco. Montevescovado ha ragione perché è la primissima cosa rispetto alle tre che chiederò all'amministrazione regionale, la primissima, perché quella è una storia che stiamo gestendo con lentezza, non solo per nostra responsabilità, ma io credo anche perché su questo l'assessorato al ramo si deve dare una mossa insieme agli uffici di competenza. E quella c'è una necessità di avere fondi e stanziamenti molto, molto importanti. Allora, viviamo una stagione complicata dove indubbiamente ci sono i nostri errori, sicuramente però c'è la nostra buona fede, c'è un'idea di ripristino di una città civile, funzionante, dove ci deve essere la collaborazione delle persone. Non si può invocare la pulizia e sversare i mobili della camera da letto in piena mattinata. Non si può chiedere ordine in piazza e lamentarsi se mettiamo i cartelli di divieto. Non si può chiedere l'incentivazione allo svolgimento delle attività commerciali, ma poi non pagare i tributi di competenza oppure pretendere di Certo. fare la musica fino alle 2 di notte. E non si può chiedere che i vigili funzionino e poi si parcheggia l'auto sul marciapiede, perché non è che noi abbiamo 46.000 vigili, noi abbiamo 46. E L'appello quindi il innanzitutto al quadro è senso questo. civico, al senso Si deve, civico. credo che la sfida più importante di un'amministrazione comunale e la più difficile, non è nel riparare la piazza o la mattonella, certo quello è un segno importante, è nel creare un riferimento perché cambi una mentalità diffusa. Questo è l'unico meccanismo che può far invertire i processi, altrimenti. Ecco, funziona come funziona in alcune città, anche a noi vicine, che quando se ne va come il gatto, i topi ballano, cioè quando Ognuno deve finisce un fare la topo. sua Certo. parte. Ecco, una questione importante, abbiamo detto della situazione sicuramente poco felice dei comuni dal punto di vista economico-finanziario, ma ormai i rubinetti del governo centrale sono chiusi, gli enti locali devono farcela da soli e una via d'uscita potrebbe essere la risorsa Europa, la progettualità europea da mettere in campo. Per esempio, sindaco, le dico che nei nostri studi c'è stato il commissario del consorzio di bonifica, Setaro, che ha detto che una delle prime cose che lui ha messo su è stato un ufficio dedicato alla progettualità europea a disposizione anche dei comuni che volessero fruirne. Ma quanto importante è unire anche qui le forze? Perché credo che ci siano dei meccanismi che non consentano ai singoli comuni poi di Sui accedere. finanziamenti europei, tipo le misure più Europa, quello per lo sviluppo urbano, i comuni sotto i 50.000 non hanno accesso diretto a questa possibilità di finanziamenti.
Riapriamo il discorso dell'unificazione delle due municipalità, Nocera inferiore e superiore, ma bisogna, come si dice, sempre essere in due. Nocera inferiore ha già espresso con un atto di consiglio comunale la sua volontà di andare verso una riunificazione previa referendum popolare di consultazione. Nocera superiore ogni volta, insomma, tergiversa per ragioni che posso immaginare ma che non condivido. Però i finanziamenti e le risorse sono dati Finanziamenti e le dalle... risorse, molti sono stati messi a disposizione. Noi abbiamo la necessità di rendicontare come comuni alcuni fondi, per esempio tutti quelli per le misure di accelerazione di finanziamento della spesa che la Regione ci ha trasferito. Alcune attività sono state realizzate in questo senso, altre ancora migliori vanno realizzate, però io depotenzierei un poco il mito dei finanziamenti europei perché è utile come strumento, però non è proprio un toccasana per tutto, molte volte i meccanismi sono complicati, sono molto stretti in termini di tempistica e di possibilità di accesso. Ovviamente al momento non ce ne sono altri perché non abbiamo fondi dallo Stato centrale, anzi noi abbiamo fatto pure quella manifestazione con gli altri sindaci del territorio per il riconoscimento dei reversali da parte dello Stato centrale, del governo centrale che ancora non ci arrivano. La politica, le problemi interni particolarmente alla sua maggioranza non ne ha, però sul piano ecco, prettamente della collocazione politica di questa amministrazione, ma anche della necessità di dialogare anche con il governo regionale, perché Ma no? quello è un fatto istituzionale, non lo sovrapporrei su un fatto politico. Cioè, governare col governo, collaborare con l'amministrazione regionale in carica è il minimo che un sindaco chieda di fare come sindaco. Il fatto politico è un altro discorso che non è detto che si debba aprire per forza. Per la collocazione politica, questa è un'amministrazione che è nata nell'interesse della comunità di Nocera Inferiore. È un'amministrazione fondamentalmente civica, che ha una sua articolazione anche moderata, centrista e riformista, c'è cioè la presenza socialista all'interno di questa coalizione. Non è un mistero che molti dei suoi componenti e rappresentanti, nel momento in cui votano, si esprimono a favore di una determinata area politica, ma noi rimaniamo un'amministrazione civica moderata e riformista. Anche perché vedo che c'è molta confusione dalle altre parti, c'è un fenomeno di svuotamento e dissoluzione di fine dell'impero, si dice, no? Nel centrodestra, dopo la caduta della provincia e poi della regione, e c'è molta ressa, proprio si è affollato il supermercato, si direbbe, sull'altro versante. Funziona sempre così. Però, diciamo, io guardo con rispetto ad entrambe le aree, guardo nel senso rispetto le posizioni politiche di chiunque, di entrambi, non mi riconosco notoriamente nella posizione della precedente esperienza amministrativa provinciale, per le vicende locali anche note. Non ho nulla a che vedere con la precedente amministrazione comunale di Nocera, per almeno per alcune sue forme di impostazione. Credo che quella sia una pagina che è stata superata, ha segnato una stagione. Il giudizio su quella stagione l'ho espresso in più di un'occasione, non lo voglio ripetere certamente oggi. Ma il rapporto con il Partito Democratico, con il PD? Ma bisognerebbe chiedere al loro interno i rapporti tra di loro. Credo che questa sia la prima cosa che chiunque nocerino si chiede, ma questi tra di loro, tra loro, vanno d'accordo nel PD perché credo che ci siano delle linee diverse, c'è cioè una linea più innovativa, più fresca, più capace di cambiare la pagina e c'è una linea arroccata sul passato che non è una metafora, uno schema, è un tentativo di revanchismo amministrativo che credo non sia mai positivo come tutti i revanchismi. Le esperienze storiche, amministrative, politiche si vivono, si producono, si consumano, si fanno delle valutazioni su ciò che sono state, poi c'è un altro passo. Noi siamo già un altro passo. Quindi tentativi di essere risucchiati in un passato che a mio parere ha fatto il suo passato, ha fatto la sua stagione, io non lo consentirò.